Allora, è andata molto bene, sicuramente oltre le aspettative della partenza, in quanto c'era un sovraffollamento di feste e di party nell'ultimo weekend del carnevale. Però siamo ultra soddisfatti dell'obiettivo che abbiamo raggiunto, che è sicuramente molto più ampio rispetto a quello iniziale. Come sempre voi radunate una somma che volete devolvere poi in beneficenza alle associazioni del territorio. Quanto avete raggranellato e a chi andrà? Allora, abbiamo raggranellato 400 euro che va a sommarsi ad una cifra di poco inferiore raccolta in parte nella festa dello scorso anno e andrà per acquistare delle attrezzature per ragazzi disabili da utilizzare all'interno della piscina di Nisalvalai di Fano. Nel concreto, come si realizzerà? Porterà appunto alla piscina comunale di Fano una carrozzella per disabili, non so se questo è il termine tecnico e specifico giusto, però in pratica è una carrozzella per riuscire ad entrare in acqua a chi ha disabilità motoria. E quindi diciamo è un punto di partenza sicuramente ottimo per il nostro territorio.